Non ho studiato, ma ti ringrazio per questa pomposa presentazione. È vero, perché tu hai un progetto che in realtà è diventato proprio una realtà. Scusa il giro di parole, perché parliamo di Salento Calls Italy. Yes. Allora, Danilo, che cos'è Salento Calls Italy? Salento Calls Italy è semplicemente una union di vari brani salentini e artisti salentini, non solo dei DJ salentini, ma soprattutto dei veri e propri gruppi salentini. Posso citarne alcuni, tra cui Cesco degli Apri la Class, Michele Cortese, Mascari Mirì, Calanti, Officine Zoe e così via. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo riunito tutti questi gruppi e abbiamo realizzato dei remix in chiave dance, house, insomma, da club, da ballare in discoteca. Quindi abbiamo unito un po', diciamo, le nostre tradizioni salentine, i brani un po' più famosi, anche caratteristici, e li abbiamo realizzati in chiave. Quindi da ballo, è nato questo progetto house, probabilmente anche perché, insomma, la nostra musica salentina insomma, piace a tutti, diciamo la verità, piace anche a chi non, insomma, non appartiene poi alla nostra cultura, no, salentina. Sì. Ma Danilo, come hanno reagito i gruppi, gli artisti, quando, insomma, li hai contattati, quando li avete contattati? Perché, per esempio, non lo so, i più legati alle tradizioni come i Mascari Mirì e molti altri, no? Come hanno reagito? Guarda, a questa pensavo fosse una missione impossibile, invece ho avuto una collaborazione incredibile, cioè erano contentissimi di collaborare, anche perché loro sono molto aperti alle contaminazioni e quindi anche alle nuove collaborazioni. Infatti, certo, ho trovato un clima che magari in altri climi lavorativi o artistici non ci sono, anche un po' nei climi delle discoteche eccetera, sì, mentre lì c'era una trasparenza, una collaborazione no? Ampissima. Forse anche perché poi fa sempre molto piacere poter ascoltare i propri brani. Io la chiamo la disco music, la discoteca, sì, perché sono un po' lontana, ma adoro comunque questa musica, mi è rimasta nel cuore. Ci sono molti locali in Italia che fanno delle serate proprio ad hoc di musica salentina, certo, quindi si vede che ormai è un fenomeno allargatissimo, quindi certo, perché non colpire anche un pubblico che di solito va a ballare la musica tunes, ma magari con le nostre sonorità. Io adoro ballare la tunes e poi mi piace anche con le nostre sonorità. Dimmi la verità, Danilo, quanto ti sei divertito in questo progetto? Perché io ti conosco, un'esperienza... so che tu... fantastica, è stata una delle più belle della mia vita dal punto di vista artistico, perché dietro ad ogni brano c'è una storia, no? Certo. C'è stata una ricerca. Io, essendo di Galatina, diciamo Salentino doc, Galatina, certo, più che altro, proprio la patria del tarantismo, è la chiesa vero di San Paolo eccetera, quindi ci sono varie tradizioni, e ti devo dire che da piccolo ho sempre un po' snobbato, perché sai, quando certo una cosa ce l'hai vicina dici, è vero, tendi sempre a non dargli la giusta importanza. Invece ho studiato crescendo un po', ti accorgi. Sì, poi ho studiato ed è veramente una bella tradizione, bisogna portarla avanti. Certo, bisogna portarla avanti, anche perché sono moltissime le persone che vorrebbero avere delle tradizioni come le nostre e in realtà non ce le hanno. Quindi una volta che abbiamo, no, questa grande musica, ma non solo musica, proprio bisogna assolutamente sfruttarla. Certo. Allora Danilo, facciamo una cosa, io sì vorrei sentire questa qualcosa del tuo grande progetto che si chiama, appunto, lo ricordo, Salento Calls Italy, poi sì, dopo mi questo dirai. Progetto è una cosa importante, è realizzato insieme ad altri DJ, tra cui Marco Santoro, Luca Bovino, che è un percussionista e musicista, Andrea Maggino e Tello. Bene, noi li salutiamo e poi ovviamente torneremo a parlare di questo album di Danilo Secchi. Di Cesco, in realtà, ma dovrei dire Salento Calls Italy, perché fa parte di questo album. Sì, diciamo è uno dei singoli, il primo singolo, appunto il Calinifta, versione realizzata da Cesco degli Apri la Class, insieme a me, Marco Santoro e Luca Bovino. Ma a proposito di questo pezzo, Danilo, mi dicevi fuori onda che c'è un grosso progetto, poi oltre, insomma, ad aver realizzato questa canzone, c'è un altro progetto dietro. Sì, praticamente realizzeremo un video che verrà girato domani.
domani. Una parte del video verrà girata proprio a Lecce, in piazza Mazzini, nella galleria, quindi anche se piove non ci sono problemi. Vorrei, se tu mi dai l'ok, invitare gli ascoltatori a venire per partecipare, perché si farà un casting all'aperto per le varie comparse, ovviamente. Bello. Quindi chi vuole o curiosare oppure partecipare proprio al video per poi magari rivedersi nei prossimi giorni. E allora lo diciamo, allora domani a piazza Mazzini, verso che ora, alle Danilo? 11. Alle 11, quindi domattina alle 11 a piazza Mazzini dovete esserci, perché ci sarà una sorta di provino e poi ovviamente vi potrete ritrovare nel video di Kalinifta, quindi dovete assolutamente esserci, perché poi diciamo la verità, siamo tutti un po' egocentrici. Io verrei, Danilo, io posso venire? Certo, tu devi venire, non puoi. Io sono io adoro, insomma, vabbè, lasciamo perdere quello che vuoi. Io fare adoro i video, va? Sì, voglio fare i video, però i video musicali, ecco, perché è sempre stato uno dei miei sogni. Danilo, ma tu da piccolo sognavi di fare questo? Di fare, secondo me, sì. di fare musica. È stato sempre una passione, no? È sempre una passione più grande, da quando avevo 14 anni, 13 anni. Quindi all'inizio si prende sempre come un gioco, poi magari si cresce e si cerca di fare qualcosa di concreto per realizzare una passione, però. Certo. Quindi non per raggiungere chissà quale vetta, anche perché si sa com'è questo mondo, no? Un po' particolare, come un po' tutti, però è una passione. Poi si inizia soprattutto a farlo prima per se stessi, no? E poi dopo... Io sto male se non faccio questo, e questo è il problema. Penso che tu mi possa capire. Sì, no, io ti capisco perfettamente, anche perché ho avuto modo di ascoltarti, tu animi molte notti salentine, non solo, e quindi ho modo di vedere poi quello che ruota. I miei DJ set sono famosi perché mi spoglio. Ah, sì? Ma questa cosa non me la ricordavo di averti mai visto nudo. Fisico poi. Vabbè, lasciamo perdere, parliamo di fisico, perché io veramente non posso dire nulla. Danilo, prima parlavamo di collaborazioni, hai citato qualcuno, vogliamo ricordare chi ha partecipato a quest'album? Allora, abbiamo Marco Santoro, che possiamo dire che è il mio braccio destro per quanto riguarda questo album. Poi abbiamo Luca Bovino, che è il percussionista del Samsara, quindi lavoriamo spesso insieme in quanto DJ del Samsara. Lui mi accompagna spesso e volentieri, però ho riscoperto un Luca Bovino non solo percussionista ma anche musicista, ha l'orecchio assoluto, quindi tutto ciò che è musica in questo album è by Luca Bovino. Che meraviglia, penso che alle scuole medie non riuscivo nemmeno a suonare la diamonica, ero veramente... Ma lo dico affiato. Seriamente, veramente non capivo nulla di note. E poi abbiamo Andrea Maggino, che è un altro mio collega, sempre DJ che lavora insieme a me, e lo DJ, quindi ci siamo riuniti, ognuno ha fatto il suo e alla fine è uscito questo bel progettino. Tra l'altro questo progetto è molto impegnativo, perché tu non hai scelto di estrapolare una canzone e di farne un tormentone, cioè tu hai deciso di farne moltissime. Di fare tante canzoni, spero che siano tutti dei tormentoni. No, in questo album sinceramente si può sentire dall'inizio alla fine, diciamo, anche una bella storia armonica. C'è il pezzo che abbiamo appena ascoltato, il pezzo un po' più rappresentativo del mondo dance, però gli altri brani sono abbastanza un po' più ricercati, un po' più orecchiabili, con dei suoni particolari, non è la solita i soliti arrangiamenti, diciamo così, quindi è un bel lavoro. Ma posso farti una domanda? Lo so che insomma, questo progetto l'hai partorito, quindi probabilmente come domanda non si dovrebbe fare. C'è una canzone alla quale sei più legato, una di queste a cui sei sembra fatta apposta, sì? Però è la canzone numero 2, praticamente una canzone degli Zimbaria, si chiama Le Semi non un quarto, e guarda un po' quella che sentiremo dopo. No, vabbè, però, incredibile. E poi sono anche Le Semi non 5. Giuro, non era preparata. Era preparato, lo diciamo veramente. No, non ci posso credere. Vabbè. Sono giunto. Tra poco parliamo dell'album e poi soprattutto mi dici quando esci dove lo possiamo trovare. Ok, va bene. Talento Calls Italy di Danilo Secchi. Dall'album Salento Calls Italy, Le sei meno un quarto degli Zimbaria. Anche se bella. Non sei leccese doc, però ti esce bene. Sì, no, in realtà ormai. No, ormai.
Ormai l'ho preso un po' l'accento, okay. Perché quando torno a Taranto tutti mi dicono: ah, ma hai preso questo accento salentino. In realtà ho dovuto poi impararlo, perché la cosa che mi avete insegnato voi subito, voi leccesi, è la G, ma soprattutto ho dovuto imparare perché sennò mi prendevate in giro dal mattina alla sera, quindi ho dovuto assolutamente starvi dietro. Poi alla fine, ma in realtà noi salentini alla fine parliamo milanese, dai, non è milanese, vero, milanese figa, dai, su, dai. Poi voglio dire, Taranto è Salento, quindi anch'io son salentina, però sai, se parli un po' milanese, che posso dire che non mi piace il milanese, l'ho detto. Allora Danilo, quando uscirà questo album? Allora uscirà il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Quindi se volete fare un regalo alla vostra amorosa o al vostro amoroso, potete comprarlo e fare un bel regalo, e soprattutto poi dove lo troviamo, dove lo compriamo? Si può trovare in tutti i negozi di musica, ovviamente, uh-huh. In digitale, in iTunes, Beatport e tutti i vari portali musicali. Ecco, la gente che ovviamente è all'avanguardia sa iTunes, cosa io ci provo a scaricare, ma ci scarico, devo dire la verità, scarico molto bene. E allora Danilo, cos'altro possiamo dire a chi ci ascolta per venirti a trovare, per sapere qualche curiosità magari, per sapere di tutto di più di questo album che, ricordiamo, sono 9 tracce più 3, 12, sì. Se la matematica non è un'opinione, prima ho sbagliato, ho detto 11. Vabbè. 9 tracce più 3, che vuol dire? Sì, allora abbiamo 9 tracce che sono appunto facenti parte del CD, e poi abbiamo 3 bonus tracks. L'ho detto bene? Benissimo, okay. Danilo. Benissimo. Dove possiamo trovare delle versioni acustiche, oppure suonate con il piano, quindi sono cose particolari, non in chiave house, però riguardano questi progetti realizzati in uno stile particolare. Sono da ascoltare. Da ascoltare. E poi ricordiamo anche la tua pagina di Facebook, il tuo profilo. Sì, la fanpage di Facebook, ecco, Danilo Sefri, e c'è. Che c'è. Quindi abbiamo anche il sito www.salentocallsitaly.it. Ecco, scritto, okay. Calls Italy. Sì, ecco, sì. No, io lo dico perché se c'è gente come me sbaglia sicuro. Ma io sono veramente incredibilmente. Il 14 febbraio mi piace come data, non so, io mi ha colpito questa cosa. Però ti ribalto subito, perché il disco verrà poi presentato il 17. Francesco degli Apre la Classe, Michele Cortese, i Mascari Merì, Zimbari, eccetera. E noi con tutti. Noi ci saremo sicuramente. Quindi okay, ricordate poi l'appuntamento per domani mattina alle 11 in Piazza Mazzini per partecipare a questo video, okay. Con Danilo Secli. Come protagonista abbiamo Rebecca. Poi non viene nessuno. No. Io magari fuori le quinte, dietro le quinte, mi fate dirigere qualcosa, okay. Magari. Grazie. Grazie a te, Danilo. Grazie per aver unito ancora una volta la tua passione che riguarda la musica house a questo grande progetto di musica salentina, perché queste sono le radici. Siamo felici che qualcuno finalmente, insomma, le regali a qualcun altro che, grazie, insomma, a voi. Non fa parte del nostro territorio. Grazie ancora a Danilo Secli. Grazie Danilo, un abbraccio, ciao.